Questo mondo rinnova sempre la crocifissione di Gesù. La Madonna nelle sue apparizioni chiede sempre di pregare per i peccatori e per la pace nel mondo. Sì, è proprio così. Bisogna fare molta penitenza e pregare molto, come chiedeva Natuzza Evola. Chiedeva di fare cenacoli di preghiera, anche con poche persone. Non dobbiamo fare le folle per pregare o per far credere che siamo in tanti, ma pregare con il cuore e nella semplicità. C'è bisogno quindi di ritornare alla preghiera nelle famiglie, anche con una preghiera semplice, come l'Ave Maria, fatta con il cuore, con un segno di croce, quando ci si siede a tavola prima di mangiare. Si parte da queste cose per imparare a pregare e lodare il Signore nella semplicità. Cose semplici, per arrivare poi alle cose più mature nella fede. Piccoli passi che ci aiutano a capire che la nostra vita è nelle mani del Signore. Se gli altri ci vedono pregare, prima o poi anche loro pregheranno. Ritorni allora alla preghiera in casa e tutto sarà nella pace.